Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà, vieni divina volontà a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. 12ª meditazione, la regina del cielo nel regno della divina volontà esce dalla culla, fa i primi passi e con i suoi atti infantili chiama Dio a scendere sulla terra e chiama le creature a vivere nella divina volontà. Eccomi di nuovo a te, oh mia cara bambinella, nella casa di Nazareth. Voglio essere spettatrice della tua infantile età. Voglio darti la mano mentre fai i primi passi e parli con la tua santa mamma e con tuo padre Gioacchino. Piccina quale sei, dopo che ti sei spezzata, nel camminare aiuti Sant'Anna nei piccoli servizi. Oh mammina mia, quanto mi sei cara e tutta speciosa, dammi le tue lezioni affinché segua la tua infanzia e impari da te a vivere anche nelle piccole azioni umane nel regno della divina volontà. Lezione della Regina del Cielo. Figlia mia cara, l'unico mio desiderio è di tenermi vicino alla figlia mia. Senza di te mi sento sola e non ho a chi confidare i miei segreti. Perciò sono le mie premure materne che cercano vicino alla figlia mia che tengo nel cuore per darti le mie lezioni e così farti comprendere come si vive nel regno della divina volontà. Ma in esso non entra l'umano volere. Questo resta schiacciato ed in atto di subire continue morti innanzi alla luce, santità e potenza della divina volontà. Ma credi tu che il volere umano resta afflitto perché il volere divino lo tiene in atto di morire continuamente? No, no. Piuttosto si sente felice perché nella sua volontà morente rinasce e sorge la volontà divina, vittoriosa e trionfante sulla sua, alla quale porta gioia e felicità senza termine. Basta comprendere, figlia cara, che significa farsi dominare da essa e provarlo, per fare che la creatura aborrisca la sua volontà, tanto che si farebbe fare a pezzi anziché uscire dalla divina volontà. Ora ascoltami. Io partì dal cielo solo per fare la volontà dell'Eterno. E sebbene io tenevo in me il mio cielo, qual era la volontà divina, ed ero inseparabile dal mio creatore, pure mi piaceva stare nella patria celeste. Molto più che stando la divina volontà in me, io sentivo i diritti di figlia, di stare con loro, di farmi cullare come piccola piccina fra le loro braccia materne e di partecipare a tutte le gioie, felicità, ricchezze e santità che le divine persone possedevano per quanto più ne potevo prendere e di riempirmi tanto fino a non poterne più contenermi. E l'Ente Supremo godeva nel vedere che io, senza timore, anzi con sommo amore, mi riempivo dei loro beni. Né io mi meravigliavo che mi facessero prendere ciò che io volevo. Ero la figlia loro. Una era la volontà, con la V maiuscola, che ci animava, e ciò che volevano loro, volevo io. Sicché mi sentivo che le proprietà del mio Padre Celeste erano le mie. La sola differenza è che io ero piccola e non potevo abbracciare né prendere tutti i loro beni. Per quanti ne prendevo ne restavano tanti che non avevo capacità di metterli, perché ero sempre una creatura. Invece la divinità è grande, immensa, ed in un solo atto abbraccia tutto. Onde, ad onta di ciò, non appena mi facevano capire di dovermi privare delle loro gioie celesti e dei casti amplessi che ci davano, io partivo dal cielo senza indugio e ritornavo in mezzo ai miei cari genitori. Loro mi amavano molto,
Io ero tutta amabile, speciosa, ilare, pacifica e piena di grazia infantile, da ravermi l'affetto di essi. Erano tutti attenti su di me, ero il loro gioiello. Quando mi prendevano nelle loro braccia, sentivano cose insolite ed una vita divina palpitante in me. Ora, figlia del mio cuore, tu devi sapere che come cominciò la mia vita qua giù, la divina volontà stendeva il suo regno in tutti gli atti miei. Sicché le mie preghiere, le mie parole, i miei passi, il cibo, il sonno che prendevo, i piccoli servizi con cui aiutavo la madre mia, erano animati dalla divina volontà. E siccome ti ho portata sempre nel mio cuore, ti chiamavo come figlia mia in tutti gli atti miei, chiamavo gli atti tuoi insieme con i miei, affinché nei tuoi atti, anche indifferenti, si stendesse il regno del volere divino. Senti quanto ti ho amato. Se pregavo, chiamavo la tua preghiera nella mia, affinché la tua e la mia fossero avvalorate di un solo valore e potere, quale era il valore e il potere di una volontà divina. Se parlavo, chiamavo la tua parola. Se camminavo, chiamavo i tuoi passi. E se facevo le piccole azioni umane indispensabili all'umana natura, quali erano prendere l'acqua, scopare, aiutare, apporgere un legno alla madre mia per accendere il fuoco e tante altre cose simili, io chiamavo questi stessi atti tuoi affinché fossero valorati da una volontà divina e nei miei e nei tuoi atti si stendesse il tuo regno, il suo regno. E mentre chiamavo te in ogni atto mio, chiamavo il Verbo divino a scendere sulla terra. Oh, quanto ti ho amata, figlia mia! Volevo gli atti tuoi nei miei per renderti felice e farti regnare insieme con me. Ed oh, quante volte io chiamavo te gli atti tuoi, ma con sommo mio dolore i miei restavano isolati e i tuoi li vedevo come smarriti nella tua volontà umana che, orribile a dirsi, formavano il regno non divino, ma umano, il regno delle passioni e il regno del peccato, il regno delle infelicità e il regno delle sventure. La mamma tua piangeva sulla tua sventura ed in ogni atto di volontà umana che tu fai, conoscendo il regno infelice dove ti porta, le mie lacrime si versano ancora per farti comprendere il gran male che fai. Perciò ascolta la mamma tua, se tu farai la divina volontà, come per diritto ti saranno date le gioie e le felicità, tutto sarà in comune col tuo creatore, le debolezze, le miserie saranno sbandite da te e poi sarai la più cara delle mie figlie, ti terrò nello stesso regno per farti vivere sempre di volontà divina. Bene, stasera ci aiuterà a meditare brevemente questo passaggio stupendo di questo libro Ricordo la Vergine Maria della Divina Volontà, questa è la dodicesima meditazione. Ricordo che a quanto riferì la serva di Dio Luisa di Carreta, di cui è in corso il processo di beatificazione, nonché anche la revisione degli scritti, queste meditazioni furono letteralmente dettate dalla Madonna, quindi è Maria Santissima in persona che parla, ovviamente per chi ci crede, e nessuno è obbligato a farlo, evidentemente per chi ci crede si tratta di parole abbastanza forti, abbastanza, diciamo così, tra virgolette pesanti e significative, che adesso proviamo a ripercorrere un po' meditandole insieme. Allora, ci sono dei passaggi fondamentali in questo. Stiamo contemplando Maria bambina, già nata e piccina. Come qui ci ricorda la Madonna, questa è una cosa che cominciò dal grembo materno, ma anche da bambina, era spessissimo rapita in estasi e portata presso le tre persone divine, vivendo quello che solo chi l'ha vissuto non può comprendere, no? Quindi immaginiamo insomma che cosa possa essere stare in contemplazione della Santissima Trinità. E qui la Madonna ci racconta come però appena capiva che Dio gli diceva torna sulla terra manifestando questo suo volere divino,
immediatamente prendevano e partivano. Quindi capiamo già da questo come è importante in tutto e per tutto stare a quello che Dio vuole. Se ti dà una grazia, una gioia grande, l'accogli con gioia, ma non ti ci devi attaccare. Se ti dice vai e torna, vai e torna. E la cosa fondamentale, la cosa ideale è quando riusciremo a fare l'una e l'altra cosa in stato di interiore indifferenza. Io ricordo un pezzo dell'opera La Madonna negli scritti di Maria Valtorta, in cui a un certo punto Gesù, commentando un discorso della Madonna, perché la Madonna diceva: per me non c'è nessuna differenza tra la mia vita di sposa e di mamma e quella che io nel tempio quando era bambina. E Gesù commenta, tra parentesi, e qui senza saperlo si è data la lode più grande. Madonna non sapeva, se non avrebbe detto quella cosa lì, perché non si dà le lodi. Ma perché Gesù dice così? Perché non è la stessa cosa stare tutto il giorno nel tempio in contemplazione a pregare che stare in casa facendo i servizi di casa ordinari. Non è la stessa cosa, ma deve essere la stessa cosa. Perché se ti vuole che stai nel tempio, stai nel tempio. Se ti vuole che stai a spazzare per terra, spazzi per terra. Cioè non c'è nessunissima differenza tra le due azioni se la prima la fai in quanto volere divino e la seconda la fai in quanto volere divino. Perché se tu te ne vai nel tempio e Dio non vuole che tu stai nel tempio, quell'azione non vale niente e viceversa. Capite quanto è importante comprendere queste dinamiche, no? Allora, la Madonna dice: io devo farti comprendere come si vive nel mio della divina volontà, ma in esso, continua, non entra l'umano volere, perché resta schiacciato dinanzi a quello divino. E poi la Madonna spiega una cosa: attenzione, ma perché resta schiacciato? Forse che Dio ci vuole a dire: ah, dobbiamo distruggere la tua, adesso distruggiamo la tua volontà, schiacciamo così. No, ecco. L'umano volere, il volere divino lo tiene in atto di morire continuamente per un motivo molto semplice. Perché se vive il volere umano, tu sei morto nel cuore, sei infelice, sei soggetto a una marea di miserie e di passioni. Se vive quello divino, sei felice. Già da qui, gioia e felicità senza termine. E continua la Madonna: basta comprendere che significa farsi dominare da essa e provarlo. E qui bisogna vedere se il Signore ci ha dato la grazia qualche volta di vivere questa cosa, perché quando la sei una volta sola, questo sentimento nasce spontaneo nel cuore, la creatura abolisce la sua volontà, si farebbe fare a pezzi anziché uscire dalla divina volontà. Se questa cosa ancora non c'è nel nostro cuore, la meditazione serve sempre a fare questo, no? Gesù dice sempre che dai frutti si riconosceranno. Lo senti tu nel cuore questo santo, come dire, terrore, questo è come dire, in questo caso, Dio mi scampi dalla mia volontà, d'accordo? Se questo noi lo sentiamo, lo sappiamo noi se lo sentiamo, Dio lo vede se lo sentiamo, vuol dire che stiamo già sulla strada buona, vuol dire che qualcosa ci è arrivato. Se questo non lo sentiamo, vuol dire che qualcosa ancora non ci è arrivato. Perché è così, e se ne fa esperienza in continuazione, vedete, ogni tanto qualcuno riceve mail, cose, comincia a farsi domande strane. Ah, ma se uno non entra nella divina volontà va all'inferno. Ah, allora bisogna entrarci per forza. E allora qui uno non campa più, deve starsi a chiedere ogni secondo quello che ti vuole, fermi, fermi. Cioè, chiudi subito il file, chiudi il file. Se tu stai in questa logica, già stiamo completamente fuori del seminato, capito? Cioè, se tu non vuoi andare all'inferno, ci stanno i 10 comandamenti, basta e avanza, capito?
Questo vuol dire che cioè, bastavano avanzare ieri, bastano avanzare pure oggi, capito? Il problema è questo, se tu non capisci e non lo comprendi, questo mi hai detto che qui si tratta quanto vuoi essere felice in questo mondo. Tu questo si tratta, capito? Cioè, qui purtroppo non c'è niente da fare, capito? Perché più sei uniformato alla divina volontà e alla divina volontà, più sarai felice. Tu, capito? Il Padre Eterno è felice lo stesso, perché il Padre Eterno della sua volontà ci campa, d'accordo? Lui non gli cambia niente, capito? Quindi, non è che tu devi, oh, adesso devo, adesso voglio andare al cinema, sarà volontà di Dio, oh, non posso andare al cinema, che tragedia. Lascia perdere, capito? Perché non è affatto detto che non andare al cinema non sia divina volontà, bisogna vedere che ti deve vedere, quando, come, perché, capito? Cioè non è come sta a campare con un patema, con quelli che stanno, che sclerano, che stanno psicotici, cominciano a dire, dunque adesso devo entrare in canonica, ma sarà volontà di Dio che faccio i massimi tre, cioè questo non è essere sani di mente, capite? Cioè, non è che uno dice, cioè io ogni tanto, poi arrivano gente e dico, ma parlo italiano o parlo solo sullo strogodo, insomma, cioè uno presume un minimo di buonsenso in chi ne stia ascoltando, no? Non si tratta di questo. Il problema è quanto vuoi, capito? Come quelli che ti vengono a dire, ah va, posso mettere il trucco, non posso mettere il trucco, questo non è no, posso mettere questo, tutto quello che ti pare, tu ti metti in coscienza davanti a Dio, d'accordo? Davanti al Signore, devi vedere quello che ti chiede, devi sentire nel cuore quello che Lui desidera, devi confrontarti con una donna, devi trovare la pace nel cuore nelle scelte che fai. Poi, se vuoi vivere nella pace, nella gioia le fai, se vuoi vivere nel turbamento, nella gioia, non le fai, capito? Non si tratta qui di stare con i fucili puntati o con le cose, se tu ti preoccupi di andare all'inferno, i 10 comandamenti, questi non dispensa la devi chiedere al Padre Eterno, ma voto manco il Papa la dispensa i 10 comandamenti, non si può dare, si può dare una dispensa, sapete, a una forma di attuazione del terzo comandamento. Nel senso che se uno ha delle difficoltà una messa la domenica può chiedere la dispensa al parroco, ma non è dispensa dal terzo comandamento, perché il modo con cui si mette in pratica il terzo comandamento ce lo dice la Chiesa attraverso la legge ecclesiastica, quindi partecipare alla Santa Messa, astenersi dai lavori inutili o servili, quindi questo lo può dispensare la Chiesa, d'accordo, ma non il terzo comandamento non esiste, questo non lo può dire, non lo può dire né il Papa né il Collegio Episcopale né nessuno. Qui si tratta, cioè uno comincia a entrare in questo mondo quando comprende bene alcune cose e le comprende anche alla luce di un'introspezione che fa dentro se stessi, cioè noi ce l'abbiamo la nostra vita, viviamo ogni giorno, no? Ci rendiamo conto se facciamo le cose del capoccia nostra oppure no? Guarda, controlla, verifica, stima. Qui la donna dà un input, no? Se tu hai provato minimamente che significa questo, ma non c'è, non è che tu cominci a dire, ah, ma tu non lo puoi fare, ma tu dici, Signore mio, se fosse possibile, togli il mio lavoro, non la voglio fare, non voglio manco conoscere, non la voglio vedere. Capite? E qualunque cosa Dio ti mette davanti, è sempre fiat, è sempre sì, ti porta niente di quello che soffri, perché lo sai che se anche c'è una sofferenza momentanea, una pena momentanea, una croce, non fa niente, quello che viene dopo è molto di più di quella pena momentanea. Questo uno lo sa non più perché sente la catechesi di Don Leonardo e dice, ah, sarà, ma perché lo vive, ha fatto esperienza di fatto, personale. Ecco perché qui si tratta di muoversi, non di entrare in certe dinamiche. Ecco, poi la Madonna racconta i suoi viaggi nel cielo, adesso ci porterà fuori qualche viaggio nel cielo, non lo sappiamo, ma non è escluso, adesso non è che uno deve dire, cioè, non è affatto escluso, capite? Cioè quando uno entra in un certo mondo, il Signore ha fatto delle promesse abbastanza grosse per chi viene all'aiuto della divina volontà, grazie mai viste, inaudite, capite? Quelle cose stanno scritte lì, cioè se uno dobbiamo fare questa cosa con il nostro Signore, fermo restando che lui c'ha sempre ragione, no? Quindi questa è premessa. Però se io ce la sto in mente tutta,
e arrivo che sono morto, non avevo neanche una grazia strepitosa in audio, dall'altra parte dico, senti un po', questo l'hai scritto tu, a me non costa, quindi con il dovuto rispetto, oh, sto scherzando un po', ecco, però queste cose sono, come dire, in un certo senso normali. La Madonna qui spiega, dice, io avevo la volontà divina in me, quindi sia che stavo su, sia che stavo giù, è la stessa cosa. E quando stavo su, qua dice una cosa abbastanza forte, l'Ente Supremo mi riempiva dei suoi beni, né io mi meravigliavo che mi facessero prendere ciò che volevo, io non mi meravigliavo per niente, non si meravigliava, perché ero la figlia loro, una era la volontà che ci animava, e ciò che volevo lo volevo io, sicché mi sentivo che le proprietà del mio Padre Celeste erano mie. Ecco. E poi, questa è un'esperienza che anche la Madonna ha fatto, la sola differenza è che io ero piccola e non potevo abbracciare e prendere tutti i beni, cioè il discorso è questo qui, il paradiso che noi non possiamo rappresentarci adesso, cioè voi dovete calcolare che l'eternità, cioè la nostra mente fa fatica anche a concepire ciò che non finisce verso l'avanti. Cioè, voi capite che per l'eternità ci sarà ininterrottamente il paradiso, gioie, felicità e contenti, nuovi e inauditi, capite? In continuo, cioè tutta l'eternità, essendo noi creature, non basta a godere tutte le gioie e le felicità che Dio ha in se stesso. Voi capite? Non basta. Questo noi possiamo capirlo soltanto in via molto molto teorica, no? Ma poi quando il diavolo tra una cinquantina, sessantina, settantina d'anni stare in paese, questo Don Leonardo ci aveva detto quel giorno, è vero, quello che lo ricordo, ma è così, capite? Cioè staremo talmente, cioè quando uno va lassù dice, mamma mia, che succede? Capite? Perché Dio è questo. E la Madonna ha cominciato a fare esperienza da subito. Dice, per quanti ne prego? Quanti belli gratis, quanti? Hai visto un pozzo senza fondo, capite? Cioè noi ci abbiamo anche nel Fiat Create, una sorgente per esempio, no? La sorgente l'acqua, la spalla, spura a continuazione. La sorgente per definizione sputa l'acqua, non è che tu la conosciuti. Certo, la sorgente si può seccare, si può asciugare, ma fino a quando sta viva questa sorgente sta continuamente buttando acqua a continuazione. E per quanto uno riempie le bottiglie, l'acqua c'è sempre, d'accordo? Per quanti ne prendevo, restavano tanti che non avevo la capacità dove metterli, capite? Cioè il Signore ti riempie talmente tanto di beni, questo la Madonna lo dice nel Magnificato, no? Ha ricolmato di beni gli affamati, che non sai più dove metterli, non sei più tornato a parare. Quindi cioè, arrivo tale bombardamento di grazie e di gioia, che punto dice, basta, aspetta, un po' alla volta, non la faccio più, non li tieni, non li contieni. Perché io ero sempre creatura, che la Madonna ci può anche capire, insomma, che per quanto grande fosse, per quanto grande è, e noi non immaginiamo la sua grandezza, è però comunque un ente finito, è un ente limitato, è creaturale. Cioè, San Luigi dice, c'è un abisso tra la divinità e la creatura, per quanto tra noi e la Madonna ci sia un altro abisso, capite? Perché questa è la creatura massimamente dilatata che esiste, quindi non c'è nessuno che può contenere tanto Dio quanto la Madonna. Però è sempre una creatura, quindi tra lei e Dio sta un abisso infinito. Capite? Allora, poi spiega, bene, quando dovevo privarmene, subito, io partivo e ritornavo in mezzo ai miei cari genitori. E qui la Madonna si permette, ecco, di descrivere alcuni tratti di sé che ce li dobbiamo ricordare, ecco, perché i figli di Maria li devono assomigliare un pochino. Dice così, ero tutta amabile, speciosa, ilare, pacifica e piena di grazia. Occhio, immaginarsi, una bellissima persona. La Madonna era una bellissima persona, una persona gradevolissima a starci a fianco, quindi non è, quindi amabile. L'amabilità in tutto, quindi nei tratti, nei modi, l'ilarità, l'essere ilare, quindi l'essere sempre di buon umore, sorridente, ecco,
lui, tutto visto la mattina, come se fosse un mondo nero, insomma, la faccia che porti. Quindi non è così, capite? Cioè, immagini di certe devozioni, a volte un po' troppo, capite, col capo chino, così, non rendono, come dire, certo, c'è nella vita cristiana, noi siamo, non siamo peccatori, sta un momento opportuno anche per la penitenza, per il piano, tutto quello che vogliamo, no? Ma lo stile ordinario, lo stile differente, insomma, lo stile in aria, poi pacifica, non la porta alla pace, niente polemiche, niente discussioni, niente alzamenti di voce, niente aggressività, superbie, giudizi, tensioni, critiche, zero. È piena di grazie, grazie anche nei modi, no? Ecco, le persone sgarbate, le persone che dicono le cose senza la grazia, sì, hanno da rettificare e da conformarsi, si hanno Maria dai suoi modi, ai suoi stili, no? Ecco, quindi la Madonna ci racconta anche, perché Santi Gioacchino e Anna, bisogna leggere la mistica città di Dio di Maria da Grande, la storia che leggendo, Sant'Anna era tanta roba, Sant'Anna per essere la madre della Madonna era veramente tanta roba, molto più di quanto ci immaginiamo, non le ricordavo, insomma, le cose lette nei giorni scorsi, Sant'Anna era veramente tanta roba, del resto non poteva essere data il gioiello dell'Altissimo, se non due grandissimi santi, quindi tra Santi Gioacchino e Sant'Anna qui c'è sta il quartetto dei super santi, questo San Giuseppe, San Gioacchino, Sant'Anna e San Giovanni Battista, insomma, che stanno proprio per essere tutti quelli che stanno più vicino al nostro Signore, insomma, che ecco, fanno un bel quartetto, insomma, no? E poi la Madonna dice un'altra cosa, ultimo soggetto di riflessione, attenzione, e questo dobbiamo ricordarlo perché lo dice a Luisa, ma questo vale per tutti, non è esclusiva di Luisa, no? Questo è una rivelazione fondamentale della scrittura di Divin Volere che è di grandissima consolazione. Questo vale sia per gli atti che fece la Madonna che per gli atti che fece Gesù. Allora, che cosa dice? Appena cominciò la vita qua giù, la divina volontà stendeva il suo regno in tutti gli atti miei. Voi capite che quando si arriva al possesso della divina volontà, come c'è la Madonna, non c'è nessun atto, nemmeno più significante, che sia semplicemente un atto, tutto divino. Fino a quando non c'è il regno consolidato, noi dobbiamo lavorarci per questo, da l'atto preventivo, l'atto di fusione, gli atti attuali, per cercare di, come dire, fare il maggior numero di atti possibili di stato di unione con la divina volontà perché gli atti siano divini e non umani. Ma quando arriva il regno in pianta stabile, è fatta. Quindi non c'era nessun atto della Madonna, fa degli esempi, neanche andare a dormire, neanche prendere il cibo, neanche camminare, fare un passo, che non fossero atti divini. Cioè, la divina volontà stendeva il suo regno in tutti gli atti miei. Le mie preghiere, le mie parole, i miei passi, il cibo, il sonno che prendevo, i piccoli servizi che condividevo la madre mia, erano animati dalla divina volontà. E cosa ha fatto la Madonna? Mica se li ha tenuti per sé questi atti, non li ha fatti solo per lei. Siccome ti ho portato sempre nel mio cuore, ti chiamavo come figlia in tutti gli atti miei, chiamavo gli atti tuoi insieme con i miei, cioè sappiamo che tutti i nostri atti, ecco perché poi c'è un esercizio molto importante del rifare gli atti della nostra vita nella divina volontà, perché tutti i nostri atti sono già tutti stati fatti nel divino volere da Gesù e dalla Madonna. Che dice però a un certo punto la Madonna? Dice, quindi se pregavo, chiamavo la tua preghiera, eccetera, eccetera, queste cose qui, dice, però quante volte io ho chiamato in te gli atti tuoi e mi hai restato isolati con sommo dolore, perché io te li chiamavo, quindi li ho fatti, ma tu i tuoi venivo smarriti nella tua volontà umana. E cosa orribile a dirsi. Allora, quando Gesù e Maria parlano della volontà umana, anche se qualcuno, come dire, strabuzza gli occhi e tutti gli altri discorsi che ho detto prima, ma ne parlano in termini orribili. Orribili. In ultima
catechesi, Adamo e la vita nella divina volontà, la generazione degli storpiati. Qualcuno dice, ma così ci viene la depressione, siamo tutti storpiati, senti, che te posso fare? Ma questo se si constata, che il peccato originale ha fatto dei danni irreversibili. Noi moriamo tutti quanti, eh. Certo che non è che non c'è la misericordia, certo che c'è la misericordia, perché Adamo è stato perdonato, Adamo sta in paradiso, d'accordo? Però purtroppo le conseguenze di quell'atto rimangono. Noi moriamo tutti quanti, noi soffriamo tutti quanti, i tumori ce vengono, le malattie ce vengono, le passioni ce le abbiamo, capito? Queste cose non cambieranno. Col regno della divina volontà sappiamo che alcune di queste cose scompariranno, ma non è che si diventa immortali, eh? Luisa dice che quelli che sono vissuti nel regno di volere non si corromperanno i corpi, ma moriamo. Capito? Perché per fare la vita andare dritta dritta non ci bisognerebbe essere altre madonne, d'accordo? Ma di madonna ce n'è una. Quindi il resto ne fanno sperimento. Quindi che significa? Significa che, questo per farti capire, quando una volontà umana frontalmente, direttamente, volutamente si mette contro quella divina, fa dei danni irreversibili, anche se poi certo che può tenere il perdono, ma quando ci andiamo a confessare, che ne abbiamo fatte da tutti i colori, il Signore certo ci perdona, ma le conseguenze degli anni spettano su di noi, c'è la penitenza da fare, se non la fai in vita la fai in purgatorio, perché le conseguenze di quegli atti rimangono nonostante il perdono di Dio. Quindi bisogna avere chiare alcune dinamiche spirituali, no? Quindi orribile a dirsi, i tuoi atti formano il regno non divino, ma umano. E che cos'è il regno umano? Regno delle passioni, questo lo vedete subito. E noi qui dobbiamo fare per l'esame di coscienza, capite? Perché le passioni si muovono dentro di noi, contro la nostra volontà. Tu devi vedere le reazioni che ti producono fatti, i pensieri che hai. Le passioni dobbiamo conoscere, la superbia, che è sempre tra l'invidia, la gelosia, non parliamo delle passioni insomma basse, no? Che si muovono, la discordia, la nemicizia, ecco. Il regno del peccato, due, il regno delle infelicità. Quando una persona non è felice, sta tranquillo che non sta facendo la volontà di Dio. Proprio questo è matematico, questo qui, d'accordo? E il regno delle sventure, sventure, tutte quante le sventure, compresi i cataclismi, gli tsunami, i terremoti, tutto quello che ci pare, dipendono, come causa prima, da noi, capito? Sono messi in moto da disordine causato dall'umana volontà. Ho detto tante volte, non bisogna fare passaggi indebiti. Quello si è ammalato, quindi no, non c'è un nesso di causalità di come giuristi immediata e diretta, no, ma c'è un nesso di causalità remota. Il male fisico, come si dice in teologia morale, che c'è nel mondo, la morte, le sofferenze, le malattie, le sciagure, il disordine del creato, hanno come causa il regno dell'umana volontà, punto. Perché se tutto fosse rimasto nell'ordine voluto da Dio, non ne avremmo proprio conosciute certe cose. Dal telegiornale non avrebbero detto che c'è stato lo tsunami, d'accordo? O che c'è stato il terremoto, che c'è stato Michael o Francesco, tutti i cicloni, che ci stanno i tifoni in giro, i picci e i minori. Questo, guardate che questo sta nel catechismo della Chiesa Cattolica, questo non sta negli scritti, eh? Questa è dottrina sana cattolica, che in termini sobri e generici dice ogni disordine che esiste nel mondo ha come causa prima e ultima il peccato dell'uomo. E non bisogna manco dare la colpa al diavolo, ma se si vede il diavolo ha fatto certamente ha fatto il tentatore, ma se nessuno al diavolo gli dice amen, il diavolo se ne sta per conto suo, perché al diavolo bisogna dirgli amen, perché la nostra volontà è libera, non ci può costringere a fare il male, capito? Ecco perché, vedete, negli scritti di Luisa, il diavolo è nominato pochissimo. Non perché non ci crede, perché poi ne preparo ogni tanto, no? Ma perché l'attenzione è spostata, certo che il diavolo fa pazzo, adesso lo sta a fare, Papa ci sta a far pregare, San Michele Arcangelo, tutti i nostri possibili immaginabili, perché lo vediamo, insomma, che questo succede. Ma dov'è il problema?
Pensiamo anche alle cose brutte che stanno accadendo in una chiesa. Ma una tentazione, figuriamoci, ma una tentazione c'è spunto sopra, capito? Se io voglio fare la volontà di Dio, una tentazione brutta, bassa, non mi devi proprio avvicinare, non ti spunto in faccia. Si dice al diavolo, capito? Non me lo proporre proprio, perché ti spunto in faccia. Capito? Cioè è chiaro che se tu non gli sputi in faccia va a succedere il mondo, ma sì, il diavolo ti ha tentato, ma sei tu che gli hai detto di sì, capito? Quindi la preghiera, il famoso non ci indurre in tentazione, non permettere che cadiamo in tentazione, non c'è modo come fare, con questa parola noi chiediamo al Signore, se possibile tienilo lontano il diavolo, ma se viene dacci la grazia e la forza di sputargli in faccia, quindi no, perché non c'è nessun potere sulla nostra volontà. Non ci dà, se non lo vogliamo noi. Ecco perché dobbiamo polarizzare l'attenzione, perché capite, c'è un modo deresponsabilizzante, è sempre colpa del diavolo. In un certo senso sì, ma in un certo senso lo comprende bene, capite? Come quelli che quando si sta stando male vanno subito a chiedere benedizioni, che fanno bene le benedizioni, per carità. E bisogna chiederle, ma se tu stai male non basta che tu chiedi la benedizione, cioè senza nessuna fatica c'è uno che ecco, non so se la viglia acqua, chi lo sa che mi hanno fatto la fattura, cioè, queste cose esistono, d'accordo, purtroppo, ma queste cose, cioè io sempre dico, non mi fanno una messa nera contro, ma se tu fai la messa bianca tutti i giorni, ma che ti può fare la messa nera? Supponiamo che uno dice la messa nera dentro, che te fa? Uno deve essere pure un attimo, che te fa? Se sto tutti quanti i giorni alla messa bianca, al sacrificio di Cristo me lo prendo con cuore puro e casto corpo, come diceva San Francesco, con un po' di disposizione, ma che te fa? Guarda che Gesù Cristo si era messo sui piedi al diavolo, capite? Se dico il rosario tutti i giorni, di che cosa devo avere paura? Capite? Non è che non ci sia, però è un gioco dove il centro siamo noi, che dobbiamo decidere da che parte tendere, se di qua o di là. Perché sì, tenta il diavolo, ma tenta pure il Padre Eterno, nel senso buono, no? Non te le manda le ispirazioni, non ti manda tanti buoni suggerimenti, non ti manda tante buone cose, le manda, d'accordo? Non ho detto di, ah, ma oggi la Chiesa non fa niente, la Chiesa c'ha i suoi problemi, ma a chi vuole camminare secondo Dio, Dio trova i modi per fargli arrivare le sue grazie, non preoccupate, ieri come oggi. Quindi tenta il male, ma tenta anche il bene. Ecco, e la mamma tua piangeva sulla tua sventura, la tua sventura, la donna piange, non è che piange perché dice, ma guarda questo che potrebbe vivere una vita come un signore, come sa fare tu, perché devi campare così? Chi te l'ha chiesto, non ti ha dato qualche medico? Quando potresti fare altro? Conoscendo il regno infelice dove ti porta e le mie lacrime si versano ancora per farti comprendere il gran male che fai. Capito? Ogni volta che noi mettiamo in moto la nostra volontà propria e umana. Quindi o uno lo capisce, piango perché tu anzitutto lo comprenda, perché se tu non lo comprendi, quindi questo dobbiamo veramente chiederlo al Signore, che ci dia questa grazia di poterlo comprendere. Ecco, concludiamo con l'esortazione che Maria stessa fa: ascolta la mamma tua, se tu farai la divina volontà, attenzione al termine che usa, come per diritto ti saranno date le gioie e le felicità, capite? Ha un diritto, significa che se non me le danno, in modo faccio le cacca, capito? Cioè, i diritti si possono esigere, quando uno ha un diritto, se tu quella cosa non me la dai, io lo denuncio, vado al magistrato e tu il diritto lo devi dare, capito? Capite un attimo il senso, non è che ci possiamo mettere così davanti al Padre Eterno, però se parla di diritto, vuol dire che non è più, cioè, capite? È un acquisto che tu fai, perché se tu fai quello che Dio vuole, Dio ti rende partecipe della sua stessa vita e felicità, per forza, capito? Non può non farlo. Quindi non è che dici, se la faccio, speriamo che possa, no, non speriamo, è tuo diritto, gioia e felicità.
tutto sarà in comune del tuo creatore, ed ecco, e questa è una cosa che si fa esperienza, le debolezze e le miserie saranno sbandite da te. Questo è un altro, quindi quando facciamo l'esame di coscienza, quando noi vediamo qualche debolezza ancora viva, qualche miseria ancora viva, non ci siamo, perché, come dire, c'è un tasso inversamente proporzionale. Più tu sei unito alla volontà di Dio, non è che soltanto hai maggiore dominio su di te, senti meno la forza delle passioni, la senti meno. Quindi se la senti ancora viva, questo bisogna essere sempre provati, no? Prova quando qualcuno dà una bella mortificazione, una bella umiliazione, stai, perché ci sono vari tassi, no? Qui dobbiamo fare le prove, concludo questo esempio qua. Uno dà una bella mortificazione a quello che tu fai, allora, uno, la reazione grossolana, uno si arrabbia e reagisce malamente, questo è grossolana. Poi uno non si arrabbia, ma reagisce, d'accordo? Quindi si difende, si giustifica, questo è ancora grossolana. Terzo, c'è qualcosa, anzi, subisce, sopporta, incassa, va dentro, cominciamo ad andare un po' meglio, d'accordo? Però incassa e poi in un secondo momento, quando si calma un po', scusa però, volevo dire, incassa e sta zitto. Poi c'è il passaggio successivo, incassa, se lo fa passare, dice, me la sono meritata, c'aveva ragione. Questo ancora meno, quindi non reagisce mai in un secondo momento, quindi accoglie e poi ringrazia e poi gioisce e poi quando saremo fusi neanche. Basta leggere la Madonna, oggi facciamo uno sponsor alla mistica città di Dio, quando gli fecero le partacce con questo, non mi ricordo molte cose, ma questo è dimenticato, l'ho raccontato tante volte. A un certo punto le ragazzine nel Tempio di Gerusalemme, istigate dal diavolo, gli cominciano, secondo, odiando la Madonna perché la vedono così perfetta, cominciano a fargli una persecuzione e la vanno a denunciare alla maestra dicendo, raccontando un sacco di calunni, che aveva fatto questo, che lei disturbava, che si vedeva santa solo lei a destra e a sinistra, e la maestra chiama la Madonna. No, mi passo, guardate, quando poi lo ritrovo, me lo copio, cioè, la Madonna chiama, la maestra chiama la Madonna, lei dice, sì, ma io sono queste anche peggio, cioè, però guarda, ti prego, guarda, domani farò una brava, non do più fastidio alla mia compagna, ma basta che non mi cacci dal tempio, perché se mi cacci da qui per me, e la casa fai, guarda, faccio qualunque cosa, lavo per terra, faccio qualunque. Quella era. Qui bisogna essere molto, molto concreti, e ci sono arrivato a questo. Non stiamo ancora nel regno della volontà, stiamo in cammino, stiamo. Però è il tasso, tu reagisci, è la prima cosa che uno ti dice, reagisci malamente, se non fa manco tempo di finire, già non interrompi, già è aggredito. Torniamo a Rosa Rosa, alla prima declinazione, insomma, quindi siamo insomma, ancora molto, molto lontani. Ecco, ma creiamo la Madonna che ci aiuti ad avvicinarci sempre di più e a vivere sempre più saldamente nel regno del Divino Volere. Madre Santa, chi può resistere nel vederti piangere e non ascoltare le tue sante lezioni? Io con tutto il cuore lo prometto, lo giuro di non fare mai, mai più la mia volontà. E tu, mamma divina, non mi lasciare mai sola affinché l'impero della tua presenza mi schiacci la mia. Per
per farmi regnare sempre, sempre nella volontà di Dio. Potente regina, rapisci il mio cuore per chiuderlo nella volontà di Dio.